Allora, buonasera, come aveva pronunciato, voci internazionali sulla Siria. Usciamo adesso appunto da una interessante trasmissione che ci ha narrato delle interazioni tra rock e politica, in particolare il periodo della guerra nel Vietnam e l'anelito di pace che un pochino la musica dava, e qui ovviamente abbiamo invece un'altra tematica un pochino diametralmente opposta da trattare, che è la vicenda siriana. Ne parliamo insieme a Shadi Amari, giornalista siriano in Italia, che è ormai è un habitué di Libri TV, ed Ismail, che è anche lui, abbiamo già lì su Libri TV, che è rappresentante dei studenti laureati iraniani in Italia, se spero di aver detto bene, Ismail. Allora, intanto vi ringrazio della vostra partecipazione su Libri TV a questa puntata, in cui appunto cercheremo Proveremo a trattare un pochino il tema delle interazioni tra, in qualche modo, gli influssi politici dell'Iran su tutta la vicenda siriana, che purtroppo conosce sempre più, se, conosce traguardi di crudeltà e è sempre più sanguinosa col tempo che passa, in cui appunto ci sta tutta una vera e propria ormai epopea di rivolta contro il regime di Assad. E volevo appunto partire con Ismail per entrare un po' nel tema e parlare e chiedergli se praticamente in qualche modo questa influenza dell'Iran, che ormai è appalesata, è un'influenza, diciamo, siriana sul regime, o meglio, l'influenza dell'Iran sul regime siriano per proteggerlo, oppure è più in qualche modo una sorta di, in qualche modo, di dichiarazione, tra virgolette, di manifestazione di un'insicurezza, perché un pochino questa vicenda di ribellione a un regime liberticida, come anche appunto abbiamo quello dei Mullah in Iran, si ha paura che un pochino sconfini, che venga, che vi sia appunto una sorta di un'infezione che si allarghi come un anelito di libertà anche in Iran. A te, Ismail. Buonasera, buonasera a te Gianni, buonasera a Shadi e a chi ci ascolta. Allora, diciamo che come altre volte abbiamo accennato, il regime iraniano ha bisogno di esportare la sua rivoluzione, che in pratica sono le sue crisi interne altrove. Se andiamo un po' lontano, già la guerra degli anni Ottanta con l'Iraq è una dimostrazione di questo, che praticamente dopo che la parte irachena dimostrava una volontà di porre fine alla guerra, invece il regime iraniano ha insistito. Abbiamo avuto poi successivamente l'influenza del regime iraniano in Libano, molto in Libano, abbiamo avuto della striscia di Gaza, eccetera, eccetera. Dopodiché, se non sbaglio, oggi, proprio 2 anni fa, è scoppiata una manifestazione, una rivolta in Siria, da cui è partito in conseguenza una ferocia inaudita da parte del dittatore siriano. Ora, se noi andiamo a vedere anche quello che si trapela qui sui mass media occidentale, il regime siriano ha dimostrato una tale ferocia che io penso che, conoscendo un po' Assad, non è suo. C'è qualcun altro che li organizza, li sostiene. Tempo fa, per esempio, sul sito della resistenza iraniana noi abbiamo messo una notizia agghiacciante, che un mullah molto vicino a Khamenei diceva che la Siria è particolarmente importante per l'Iran. Lui faceva l'esempio che se l'Iran perdesse la regione Khuzestan, la regione del petrolio molto molto importante, ha meno importanza anziché perdere la Siria. Quindi cosa vuol dire? Quanto è importante
Ora, in breve, non voglio rubare più tempo, perché il regime iraniano fa questo? Sostiene in questo modo massiccio e palese regime siriano? Perché il regime iraniano, per la sua natura, ha dichiarato la guerra al mondo e soprattutto al mondo occidentale. In questi anni la barriera, diciamo, la frontiera della guerra ha tenuto sempre in Iraq, in Siria, in Libano e in Striscia a Gaza. Questo in sostanza. Poi entriamo in dettaglio di qualche altra faccenda in Siria. Certo. A te, Shadi, questa analisi la condividi? Ah, ma io condivido e credo, come ha detto Ismaele, che il regime siriano dipenda totalmente dal regime iraniano. Non a caso poco tempo fa hanno liberato in Siria gli uomini dell'esercito libero, 48 iraniani, e in cambio il regime siriano ha liberato 2100 prigionieri, ma non ha mai liberato dei prigionieri per i suoi uomini catturati dall'esercito della rivolta. E questo ce la dice lunga, ce la dice che dipende esclusivamente dai rifornimenti iraniani. È nota la presenza dei Pasdaran interni alla Siria, è nota la presenza di Hezbollah, sono mesi che lo diciamo anche qua su Liberi TV, ed è la sopravvivenza, a mio parere, che l'Iran vede, il regime iraniano ovviamente, vede in Siria. Cascato Assad, cascherà di sicuro il regime di Ahmadinejad, perché comunque questi ragazzi qua dell'Onda Verde in questo momento magari non si vedono, ma ci sono ancora e trarranno sempre più forza da quello che noi faremo. Però io voglio sottolineare, come diceva anche prima Ismail, il ruolo dei media. Se a noi, i media occidentali, grazie alla propaganda di regime, alcuni, non tutti, dipingono questo cambiamento in Siria come un cambiamento fatto da islamici fondamentalisti, no? Può essere che nel futuro facciano lo stesso errore addirittura in Iran, quando i ragazzi, che noi abbiamo già visto che c'è stata una grossissima solidarietà quando c'è stata, insomma, l'onda verde in Iran, sono scesi, nel futuro possano dire che magari il governo iraniano di Ahmadinejad è, come si può dire, è legittimato, no? Un po' questo mi viene da pensare, visto che è morto il miglior amico di Ahmadinejad e di Assad, che è Chavez, e i giornali qua in Italia, alcuni, si sono affrettati a dipingere questo presidente come un presidente legittimo, e non è così, insomma. Presidente come... Sì, su questa vicenda, ecco, volevo giusto informare voi e chi ci segue, la sua vicenda, diciamo, venezuelana, che abbiamo seguita e la continueremo a seguire, anzi faremo degli aggiornamenti importanti grazie a Blanca Briceño, che abbiamo un'altra voce, diciamo, della resistenza su Libre TV. Sono contento che, diciamo, facciamo convergere queste voci di resistenza e regimi liberticidi che sono sparsi nel mondo. Volevo adesso farvi una, diciamo, una domanda e sapere un pochino che informazioni avete su una cosa di cui, leggendo quelli, ci sono tre versioni. Cioè, sto parlando, tanto per confermare appunto questa cosa, o meglio per dare un ulteriore esempio di questa influenza iraniana sulla vicenda siriana, c'è stata l'uccisione del generale iraniano Hassan Sateri, credo che si chiami, che si pronunci, tutto, che pare appunto sia morto fuori dall'Iran, ucciso. Allora, sul come, dove e su chi ci sono varie versioni. Pare comunque sia che sia assodato che comunque stava fuori dall'Iran e in particolare appunto in territorio siriano, e sia morto appunto, ci si chiede soprattutto per quale motivo appunto questo generale iraniano stesse in territorio siriano. Ecco, voi che versioni avete di questa vicenda, Ismail? Ma nella Siria, purtroppo per i miei fratelli siriani, è pieno di generali pastarani iraniani. Shatemi è stato ucciso dall'esercito di liberazione siriana quando, in seguito alla fine di una missione, tramite da Damasco andava a Beirut per tornare poi in Iran, è stato ucciso.
Ma quando nel luglio dell'anno scorso, se non sbaglio, quando c'è stato un attentato molto molto importante, che sono morti molti ministri e generali siriani, addirittura per qualche tempo si diceva tra i morti ci fosse anche il generale Qasem Soleimani, comandante della forza terroristica FOTS, che dai media americano è stato definito l'uomo più potente in Iraq, quindi un uomo molto molto importante, un pastaran iraniano. Quindi diciamo che è lui che praticamente comanda la repressione orrenda in Siria. Per cui la notizia della uccisione di Shateri anche noi abbiamo dato a suo tempo, quindi è certo che è stato ucciso dai ribelli siriani. A te, Shadi. Ma sono anch'io d'accordo con quello che ha detto Ismail, che se era in territorio siriano è morto assassinato, insomma ucciso dall'esercito di liberazione. Ed è nota la presenza, lui faceva Ismail riferimento all'attentato in cui è morto il cognato di Assad, è morto il capo dei servizi interni siriani e molti altri alti gerarchi. Si è rincorsa per lungo tempo la notizia che ci fossero anche più alti ufficiali iraniani presenti a quella riunione che avessero perso la vita, però poi ovviamente non è stata confutata questa prova. Torneremo su questa cosa e vi spiego perché vi avevo chiesto questa cosa di Sateri, come l'ha detto meglio di me Ismail. Viene una domanda dalla chat di Silvana e che chiede, credo appunto ovviamente a Shadi, a Ismail: le donne iraniane hanno supportato in modo forte l'opposizione al regime, ora che notizie si hanno di questo movimento? A te Ismail. L'opposizione iraniana? Sì. Ma diciamo che la resistenza iraniana in particolare si batte contro il regime iraniano per il rovesciamento del regime, perché con un regime di Belaete Fahri, un regime confessionale, che io qui sfrutto l'occasione, Gianni, per chiedersi di fare un programma anche sulle elezioni in Iran, perché insomma davvero è faticoso parlare delle elezioni in Iran, mentre sia dal punto di vista legale, cioè la Costituzione iraniana, sia di prassi, l'unica persona che conta in Iran è il leader spirituale Ali Khamenei. Per cui ogni diritto più elementare del popolo iraniano si avverrà in seguito al rovesciamento di tutte le fazioni del regime iraniano. Quindi diciamo che se qualcuno pensa di riformare il regime iraniano, in 30 anni è stato dimostrato il contrario. Da qui voglio parlare subito nella Siria, mi piacerebbe molto stasera parlare della Siria, perché ho la questione siriana ho veramente nel cuore. Martedì scorso, in una conferenza congiunta con il ministro degli esteri norvegese, il neo segretario di dipartimento americano John Kerry, praticamente diceva che invitava l'opposizione siriana di negoziare con il regime. È davvero allucinante, è davvero allucinante. Perché non voglio soltanto dire che non si parla con gli assassini, che questo già è chiaro, ma voglio dire che parlare con il dittatore siriano per l'opposizione siriana è impossibile, è inutile. Questo magari Shadi dirà meglio. Quindi anche nel caso dell'Iran c'è questa diciamo voglia di seguire una politica di appeasement verso il regime iraniano che è veramente disastroso.
Oggi la presenza dell'Iran praticamente ha totalmente l'Iraq in mano, sta seguendo il massacro in Siria, ma guardate che anche il movimento, diciamo, la primavera araba, in particolare in Egitto, corre rischi gravissimi a causa del regime iraniano. Perché il regime iraniano è una sorta di Unione Sovietica di una volta, ha bisogno di fare queste cose, proprio gli è vitale. Quindi vorrei far capire molto bene questa cosa, per cui l'opposizione iraniana, la resistenza iraniana hanno in programma il rovesciamento del regime. Ho capito. Se Aisha, di una domanda che viene sempre dalla chat è simile, ti chiedono la posizione della moglie di Assad, ovviamente, e poi ovviamente ti do la parola anche per replicare se vuoi ad Esmail. Vai Shadi. Tempo fa la moglie di Assad, un anno e mezzo fa, nel pieno dei tumulti in Siria, dei morti, è andata shopping qui in Europa, aveva speso decine di migliaia di euro in vestiti. La moglie di Assad le era stata dedicata da Vogue, non mi ricordo se Vogue America o di quale paese, proprio all'inizio della rivoluzione, la copertina, e poi si sono affrettati a toglierla, a cambiarla, insomma, si sono forse scusati, non mi ricordo bene esattamente cos'è che è successo dopo tra i loro. È una donna che sta insieme a lui, è un'analista finanziaria che ha conosciuto Assad nel periodo di studi in Inghilterra, e voci dicevano che lei fosse contraria a quello che stava facendo il marito, no? E che aveva tentato anche di scappare dal paese, dalla Siria, e poi è stata bloccata. Non so dare una risposta su questo, se sia vero, insomma. E quindi comunque lei è ancora a Damasco, come la maggior parte della famiglia, sia sua sia anche quella dello stesso Assad. Sul regime iraniano io sono d'accordo con Ismail e voglio dire, fosse lasciato più spazio veramente agli iraniani di parlare, perché io credo che per noi siriani oramai il muro della paura, anche della paura di quello che può succedere qua all'estero, no? Da parte dei servizi di controllo, oramai è infranto. Ma invece per un iraniano è molto difficile parlare qua, anche qua in Italia, no? Ma all'estero in generale. Tant'è che prima, ad esempio, qua a Milano c'erano i giovani studenti iraniani che manifestavano al periodo dell'Onda Verde, poi d'un tratto sono spariti tutti quanti, intimiditi di sicuro dai servizi di controllo iraniani che ci sono. E quindi io credo che bisogna lasciare più spazio agli iraniani per parlare, per aumentare la loro voce, almeno a quelli coraggiosi, insomma, a quelli come Ismail. Ci sono altri iraniani invece molto conosciuti che hanno la possibilità di scrivere su molti giornali qua in Italia e potrebbero veramente scrivere molto contro il regime iraniano, ma non lo fanno. Quindi lasciamo più spazio, secondo me, a quelli che hanno voglia di parlare e di ribellarsi. Senz'altro, soprattutto su Libere TV lo spazio c'è sempre. Allora volevo appunto tornare al discorso di Chateri, perché di questa morte di questo generale, perché una delle versioni che era stata data è che in qualche modo c'entrava Israele, che è un altro degli attori un pochino della insomma lì in questo scenario medio orientale. Allora sappiamo appunto che l'Iran non sono certo paesi amici. Assad e Ahmadinejad hanno la stessa, diciamo, motivazione nei confronti, ovviamente ostilità nei confronti di Israele, o il fatto che probabilmente in Iran poi in realtà è più un'autorità religiosa che sta al vertice, forse lì sono più ostili. Perché peraltro è stato lo stesso, mi sembra, ministro degli esteri iraniano che ha minacciato rappresaglie su Israele, parlando sempre della risposta in risposta al raid che ha fatto Israele in Siria.
oltre poi sono seguite anche le proteste dell'Unione Sovietica, insomma della, sì, dell'URSS. A te Ismail. Mi viene da ridere che l'uccisione di Chateri viene riferito a Israele, perché in lunghi, tutti così lunghi anni, qualsiasi azione in Iran, fuori, eccetera, eccetera, il regime iraniano subito, proprio subito, immediatamente, gli ha riferito all'Israele. Quindi perché? Perché per l'Iran, nella sua propaganda, quando hai detto Israele hai detto la cosa peggiore. Quindi poi il fatto che poi un minuto dopo dicono, riferiscono a qualcun altro, eccetera, eccetera, è una cosa nota. Ma quello che diciamo, che la morte di questo generale è abbastanza chiaro, nel gergo non c'è neanche tanto dubbio. Ora, il fatto che l'Iran o Siria di Assad ce l'hanno con Israele o meno, diciamo che un regime dittatoriale ha bisogno sempre di un nemico. Io ora non voglio entrare in questa diciamo, discussione Israele-Palestina, eccetera, eccetera. Io come un iraniano democratico credo innanzitutto che questo problema riguarda soprattutto i due popoli. Purtroppo intorno a questo problema così drammatica hanno ricamato sopra, sfruttano molti paesi questa situazione. Ma questa situazione, tanto bisogna veramente badare, accudire, accarezzare la primavera araba finché arrivi a una democrazia. Poi guardate, la questione in Medio Oriente è la democrazia, bisogna insediare la democrazia, dopodiché le questioni, diciamo, religiosi oppure la questione tra palestinesi e israeliani, eccetera, eccetera, viene affrontato e risolto soltanto in seguito ai regimi democratici. A te, Shadi. Ma Israele per il regime siriano direi sì, che è quasi un migliore amico, perché in quanti anni sono? 40 anni di regime dopo la guerra, quella dove sono perse le alture del Golan, no? Quella di 6 giorni, non c'è più stato un lancio di un missile, dico, dalla Siria verso Israele, no? Non c'è stata mai nessuna tensione, addirittura i raid israeliani sono arrivati in piena Damasco, anche ultimamente c'è stato un raid israeliano contro delle postazioni militari nei dintorni di Damasco, e la risposta di Damasco è stata, come le volte passate nell'arco di più di 15 anni, risponderemo energicamente, ma non hanno mai risposto. E quindi c'è proprio un trattato di direi quasi di amicizia sotterraneo, se vogliamo dire. Ogni regime, diceva bene prima, ha bisogno di un nemico esterno per legittimarsi sulla sua popolazione. In Siria ci hanno gonfiato la testa a questo regime da 40 anni dicendo Israele è il nemico da abbattere, il nemico da distruggere, così, ma in realtà non era vero. La peggior retorica che facevano, si dipingevano come protettori dei palestinesi, ma noi stiamo vedendo come li stanno massacrando i palestinesi a Damasco. Però i pro-palestinesi qua in Italia non scendono nelle piazze a riempire, perché è Assad, l'antiimperialista, che li ammazza, non sono gli israeliani. E quindi su questo qua possiamo poi trarre tutte le conclusioni che vogliamo, Gianni, e questo mi sento di dire. Il pacifismo pacifinto, o perlomeno insomma ci stanno certe vittime che valgono a seconda di chi li ammazza, più o meno, insomma. Esatto. E veramente sì, sono poi in tutto questo, peraltro, fossero delle, diciamo, delle pulsioni spontanee che in qualche modo si forma la gente, forse anche per cattiva informazione, che purtroppo c'è strumentalizzazione politica, c'è induzione a pensare, c'è una manovra e poi anche appunto strumentalizzazione politica, e poi
almeno in anni passati è confluita anche in strumentalizzazione a fini elettorali, quindi insomma ne abbiamo vissute tutte. Io mi ricordo qualche anno fa delle grosse manifestazioni pacifiste contro l'intervento in Iraq, di questo tipo di pacifismi così un po' estremizzati e spesso molti ipocriti, ne abbiamo visti tanti, insomma, anche nel cosiddetto civile occidente, cosiddetto. Io penso che siamo quasi in chiusura, però volevo chiedervi un'ultima cosa. Allora, Iran-Siria, allora, l'aiuto in questi casi fondamentale che si dà è in termini di armi. Ora, per tutti quelli che ci seguono, che ovviamente magari non sono addentro bene nei vari meccanismi geopolitici e rotte collaterali di traffici vari, io dico, l'Iran si potrebbe pensare, guardando la cartina, non confina con la Siria, come ci fa arrivare queste armi dall'Iran alla Siria? Ismail. Ma no, prima faceva via aerea, via terra dalla Turchia. Hanno fermato una marea di camion di carichi in Turchia. Adesso c'è l'Iraq che è completamente nelle mani del regime iraniano, quindi via terra, via aerea, via Iraq. Addirittura dal territorio iracheno i carri armati siriani sparano sull'esercito di liberazione, quindi diciamo che se consideriamo l'Iraq completamente in mano dell'Iran, quindi sono paesi confini con l'Iran, addirittura per esempio adesso si parla che attraverso l'Egitto il regime iraniano vuole rifornire gli armi alle strisce di Gaza, perché forse ci sfugge quanto è fondamentale per il regime iraniano fomentare, tenere il focolaio, diciamo, della guerra lì, lontano da Teheran. Perché sapete, l'Iran ha un grossissimo problema del popolo iraniano, per cui se arriva una crisi esterna non ce la fa, per cui d'altra parte per la sua natura il regime iraniano è in eterno conflitto con tutti i paesi occidentali, eccetera eccetera, per cui è fondamentale per il regime iraniano rifornire gli armi. Ha speso un fiume di miliardi di dollari anche in questi mesi per rifornire, diciamo, non soltanto le armi, ma qualsiasi, anzi addirittura il regime iraniano poi in Pastaran è andato in Siria, ha detto che con questo esercito di liberazione l'esercito classico siriano non ce la fa, quindi li ha spazzati via, praticamente ha formato una specie di Basiji, lo stile di quello che c'è in Iran, una specie di esercito Hezbollah, che sono questi che si battono contro l'esercito di liberazione, ma non diciamo la si dice che ci sono migliaia di pastaran che si battono in Siria corpo a corpo con i siriani. Questo si capisce anche dalla ferocia che questi pastaran, soprattutto contro le donne, i bambini, anche oltre eliminarli fisicamente, anche per incuotere un terrore inaudita, un'abitudine. Sì, Shadi, ti do la parola su questo e vorrei aggiungere il fatto, giusto la notizia, che in Europa mi sembra che si stia pensando, soprattutto mi pare Inghilterra e la Francia, di rifornire anche loro di armi gli oppositori appunto ad Assad. E quindi insomma ti volevo aggiungere, oltre alla replica ovviamente a Ismail, la domanda se questo poi conflitto non si gigantisca e non diventa un grande supermercato delle armi e poi si inneschino quelle cose che serve più continuare il conflitto, perché il mondo così vende, chi produce armi le vende, anziché arrivare a una soluzione.
A te, Shadi. Ma questa notizia qua dell'Inghilterra e Francia l'ho vista, ma loro stanno chiedendo ai paesi che si riuniranno di alleggerire l'embargo sulle armi che è stato posto in vigore contro la Siria, perché vorranno dare degli equipaggiamenti, forse, è tutto sempre in forse, non letali. Il fatto, secondo me, è che queste persone non hanno mai pensato di perseguire in qualche maniera la Russia dal vendere le armi, dal regalarle anzi al regime siriano. Questo era da fare, non un embargo dove ci vietiamo noi, Unione Europea, di vendere le armi alla Siria, ma lasciamo che il nostro più grande vicino, cioè la Russia appunto, le vada a vendere. Era da intavolare, come ho detto tante volte, un tavolo di discussione per porre un freno a questo. Poi sulle armi che arrivano dall'Iran, passano dall'Egitto, è una cosa ben nota, tant'è che era uscito lo scandalo poco tempo fa, poco tempo dopo l'elezione proprio di Mursi, perché una nave iraniana carica di armi aveva attraversato il canale di Suez. E allora si è detto a Mursi, dato che lui è un fratello musulmano, che razza di fratello musulmano sei, no? Partendo dal fatto che io non sono ovviamente d'accordo con la loro idea, la loro ideologia, però se uno è un fratello musulmano, dice io guardo alla Siria al bene del popolo, non puoi permettere che gli iraniani facciano passare una nave dal tuo stretto di Suez. Ma lì è perché c'è una potenza comunque, che è quella dell'Iran economica, che sta investendo soldi nei paesi arabi, nello stesso Egitto anche, e sta facendo come da cardine, sta tenendo acceso Hamas, ad esempio, perdendo la Siria, perché l'ha rinnegata, ha mantenuto però rapporti ancora con l'Iran, anche Hezbollah, tutti i suoi rifornimenti dipendono in questo momento esclusivamente dall'Iran, è lì il nodo centrale. E come diceva prima anche Ismail, la questione è tenere la guerra lontana dai Teheran, e quindi va bene avere una situazione così nel Medio Oriente, esplosiva, ma che non diventerà certamente regionale. Bene, noi abbiamo ormai concluso il nostro tempo. Io vi voglio fare soltanto un'ultima domanda che vi vorrei fare a entrambi, è una mia, diciamo così, idea che mi è venuta, e è questa: cosa possono dirsi e come possono aiutarsi tra loro due appartenenti a diversi movimenti di diversi paesi confinanti ma accomunati dall'opposizione appunto a regimi liberticidi, tu Shadi e tu Amadi, come ci si può come si può pensare di potersi aiutare? Allora, io faccio una promessa: Ismail non lo conoscevo, ma certamente da adesso rimarrò a contatto con loro, perché c'è bisogno di avere soprattutto in questo momento dialogo tra di noi, e questo è uno. E poi secondo me convogliare tutto il canale di informazioni dalla Siria all'Iran e tradurlo in qualcosa, in un progetto concreto di informazione qua in Italia, informazione che sia anche abbastanza di larga scala, per comunque far capire che noi continuiamo ad esserci, e noi, in questo caso i siriani, appoggiano l'anelito di libertà degli iraniani. A te, Ismail. Per quanto riguarda noi, ovviamente noi ogni posto dove vediamo che un popolo si batte per la libertà, sicuramente ci sentiamo solidari. Non è il caso particolare appoggiare i nostri fratelli siriani, vuol dire combattere direttamente contro il regime iraniano, per cui tanto è vero che ci sono molti miei compagni della resistenza iraniana che hanno un rapporto molto molto stretto con l'esercito di liberazione che si batte diciamo in trincea contro Assad. Per cui, mentre diciamo che qualche informazione sulla Siria passa il regime iraniano, per quanto riguarda la notizia della resistenza iraniana è stata un po' più diciamo brava, forse anche perché era più tempo, quindi sì, noi abbiamo spesso iniziative qui in Italia, quindi possiamo invitare tutti i siriani a venire con noi, così come noi
ci offriamo ad andare alle loro iniziative, perché davvero il problema è unico, è loro e nostro. Prima di chiudere, mi accorgo adesso che c'è una domanda dalla chat a cui noi diamo sempre importanza, ma me ne sono accorto tardi, ed è da Stefano che ci chiede: Giovanni Paolo II sovvenzionò la caduta del muro, è ipotizzabile che qualcuno lo faccia con uguale forza nel Medio Oriente? Io aggiungo, peraltro abbiamo un Papa Francesco. A te, Shadi. Io credo che il muro sia già caduto, stia cadendo, ma per concludere la caduta di questo muro bisogna che caschi anche a Damasco e a Teheran. Allora in questo caso cascherà il muro, ma sono certo che non ci sia la volontà esterna di farlo cadere, parlo della comunità internazionale, ma lo faranno cadere come l'hanno fatto a Tunisi in Egitto gli arabi e gli iraniani insieme. A te, Ismail. Ma io auspico che i paesi occidentali oggi non mettono in secondo piano la democrazia nel Medio Oriente secondo i loro interessi, perché davvero non bisogna avere paura del popolo e della democrazia. Il problema si risolve soltanto con le mani dei popoli. È veramente fuori dal mondo che qualcuno vuole portare, per esempio, esportare la democrazia in Siria, la cuna della democrazia. Per cui soltanto se chiedete a un siriano, sicuramente vi dirà: noi non vogliamo nulla, non aiutate la dittatura, il resto ci pensiamo noi. Così come lo diciamo noi iraniani da sempre, ci pensiamo noi, non aiutate soltanto i dittatori. Perfetto, io avevo anche altre cose da chiedervi, ma ovviamente il tempo è passato, e allora vi lascio con alcuni argomenti che vorrò trattare poi appunto in un prossimo appuntamento che faremo, che avremo appunto su Libre TV. Uno appunto con Shadi, perché ed è quello, un appuntamento delle presidenziali in Siria nel 2014. E lì insomma è tutto un altro mondo in qualche modo, vedremo poi in questione candidati e così via. E l'altro è con Ismail, prima diceva: se cade la Siria cade Ahmadinejad, ma io chiedo: basta che cada lui affinché il popolo possa in qualche modo avere perlomeno diritti civili e diritti umani rispettati, o deve cadere anche il regime dei Mullah? E con questa piccola anticipazione di argomento io vi saluto, vi ringrazio e a presto su Libre TV. Grazie, restituisco la linea alla regia. Grazie.